Ben ritrovati a tutti per questo nuovo video. Oggi parliamo di una recensione di un'opera che si è conclusa da poco e l'andiamo a analizzare per pro e contro, come facciamo da un po' di tempo a questa parte. Quindi per chi si fosse perse le altre, sarà un video senza spoiler, sarà un video fresco, veloce, immediato, diretto e molto soggettivo. Ma d'altronde preferisco bypassare cose come la trama per concentrarmi su quello che la lettura mi ha lasciato. Nello specifico, oggi andiamo a mettere le mani su un caposaldo del manga, un'opera imprescindibile che tutti dovremmo avere in collezione. No, scherzavo, oggi parliamo di Jagan, titolo che si è concluso da poco nel nostro paese, ho ultimato la lettura e ne andiamo a parlare insieme. Prima di tuffarci a bomba, a testa in giù, con rischio di farci male, volevo fare un paio di considerazioni di carattere un po' più generale, andando a toccare dei punti che non sono necessariamente dei punti a favore, dei pro o dei contro di questo titolo, ma sono considerazioni un po' da fare, ma che non danno né un valore e né un demerito a questo titolo. Tanto per iniziare, qui ho tra le mani l'ultimo volume, il 14, che chiude la serie e che al prezzo di 5,90 ci dà un paio di cosette. Abbiamo la sovraccoperta e un bel po' di pagine. Bello ciocciotto questo volume. E sinceramente è un prezzo che non so se vedremo ancora in futuro per questo genere di edizioni. Qui la casa editrice è Star Comics e la sfogliabilità e la qualità della carta è nettamente superiore a quella che per esempio possiamo trovare in Villain Saga o nelle recenti raccolte di Fujimoto, per intenderci. Per l'altra considerazione giriamo la camera e andiamo a guardarci l'intera collana in dettaglio. Ed ecco come si presentano le costine di quest'opera. Come potete vedere è bello variopinto e nel mio caso la cosa è ulteriormente accentuata dal fatto che c'è l'uno in variant che spezza ulteriormente con la sequenzialità cromatica. Altra cosa che balza subito all'occhio, dal 9 al 10 si passa dal fondo neutro bianco a quello nero. Ciò avviene in corrispondenza di uno dei passaggi chiave negli sviluppi della trama e la cosa ci sta, diciamo che ho apprezzato. Quello che invece ho apprezzato meno è qui il carnevale di Rio che si ha sulla scritta Jagan, che è il titolo dell'opera, sul volume 14, quello che chiude la serie. Volendo parlare un secondo della variant, l'ho trovata molto bella e è proprio come andrebbe realizzata una variant. Mi spiego meglio. Qui abbiamo un disegno che è completamente differente da quello che si ha nella versione regular ed è stato realizzato anche da un altro artista, ovvero Emiliano Mammucari. E si nota subito come lo stile grafico sia completamente diverso da quello che troviamo all'interno. Altra cosa super intelligente che portava avanti Star Comics in questi anni era il fatto di mettere poi all'interno della sovraccoperta la cover originale. In questo modo si ha la possibilità di avere tutte e due i disegni in un unico volume e non dover acquistare necessariamente il secondo per avere la grafica differente. Una soluzione che ho apprezzato tantissimo e che è un peccato non vedere più in giro, ma i tempi sono quelli che sono. Vi volevo fare una scarrellata veloce delle copertine per mostrarvele. Veniamo alle cose che mi sono piaciute, che in realtà, ahimè, sono pochine. Volendo venire alle note positive, a quello che mi è piaciuto e motivi per il quale potrei consigliarvelo, in realtà ho raccolto ben poco, ho poco materiale. Inizierei col dire che mi è piaciuta molto la caratterizzazione di alcuni personaggi, specie dei villain, e mi riferisco in particolar modo a Dieterland, cioè una sorta di parco giochi molto macabro. E lì incontriamo uomini guasti di questo calibro. Spettacolo. Com'è spettacolare anche questo personaggio che incarna un po' un Tengu. Avrete capito che mi riferisco prevalentemente all'aspetto estetico dei personaggi. Altra nota di pregio, essendo questo un manga che si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto, c'è una componente erotica che viene sfruttata in una maniera eccellente.
E dico eccellente soprattutto perché si va ad indagare un po' nella psiche, nei lati più reconditi dell'animo umano, e lì è normale che i desideri nascosti siano molto legati alla sfera sessuale. E questo punto emerge in molti dei personaggi che vengono toccati dal racconto. Vi vado anche in questo caso a mostrare le tavole più rappresentative? No, meglio di no, altrimenti mi cancellano il canale. Passiamo adesso ai no, ai lati negativi. Allora, innanzitutto non possiamo di certo dire che ci troviamo di fronte ad un'opera che brilla per originalità. Ci sono queste entità chiamate rane pazze perché somigliano ad un girino, che piovono dal cielo, si inseriscono all'interno delle persone e iniziano a manovrarle come se fossero dei parassiti che vanno ad attivare quelli che sono i desideri nascosti delle persone. Senza andare avanti, senza spiegarvi oltre, è chiaro che qui ci sono molte assonanze con un'altra opera, ovvero Kiseiju. Ora, non è l'unico caso di opera che si ispira apertamente e palesemente ad un altro titolo di successo, ed ok, però io faccio difficoltà a consigliarvi un titolo, soprattutto a chi non ha letto l'opera principale, l'opera primaria. Quindi se, come mi avete una gerarchia dei recuperi, viene da sé che Kiseiju ha la priorità su Jagan. Il secondo punto negativo è il finale dell'opera. Ora non ve lo posso mostrare per non farvi spoiler, ma fidatevi delle mie parole. È scontato, molto banale, ci sono dei passaggi inutili e soprattutto è ultra precipitoso. Adesso non lo so che cosa è successo, se l'autore è stato costretto a chiudere velocemente la serializzazione, questo non lo so, ma non è una cosa confezionata bene. Quello che ho capito è che i giapponesi sanno iniziare delle storie meravigliose, ma non le sanno chiudere. Capita spesso che ci sono manga bellissimi che finiscono. Questo però è proprio l'emblema, il titolo da prendere ad esempio perché ha tutti i difetti. Il terzo punto a sfavore sono i power up nei personaggi. Anche qui inutili, precipitosi, evoluzioni senza senso e soprattutto caratterizzati male, cioè si passa da dei personaggi, come abbiamo visto, ben realizzati, ben rappresentati, che poi diventano praticamente informi, tutti uguali. No. E poi quello che mi domando, questo abbiamo detto che si rivolge ad un pubblico adulto e quindi abbiamo elogiato il fatto dell'inserimento fatto bene della componente erotica. Qual era il bisogno di inserire mille power up? Manco Dragon Ball. Un po' disorientante, non ho capito esattamente qual è il target di riferimento. Quindi ricapitolando, facendo qualche considerazione a chiusura, direi che questo titolo io non lo vendo perché in qualche modo alcuni suoi passaggi li ho apprezzati e non escludo in futuro di rileggerlo. Io mi regolo un po' così, se reputo che un domani posso andare a riprenderlo alla libreria, rileggermelo e farlo con piacere, allora lo tengo in casa, altrimenti... E chi mi segue lo sa che è successo e la fama di alcuni titoli non li ha salvati da questo esodo. Però in generale non ve lo consiglio, a meno che non abbiate già letto Kiseiju, vi è piaciuta la tematica, quindi volete affrontare un altro titolo consapevolmente che affronta una tematica simile, magari ecco più fresco, più dinamico, più attuale, e lo trovate in blocco anche sull'usato, ve lo recuperate, ve lo mettete a casa e ok. Ma per chi magari ha approcciato da poco il mondo dei manga eccetera eccetera, direi di temporeggiare, ci sono cose in corso, in uscita, ben superiori. Bene, direi che anche oggi siamo detti tutto, vi lascio con le solitissime raccomandazioni che sono quella dell'iscrizione al canale, pollicione, campanellina, così non vi perdete i prossimi contenuti, mi raccomando non accettate Jagan dagli sconosciuti, consultatevi prima col sottoscritto, arrivederci presto con un nuovo video, ciao.